Buonasera, quinta diretta consecutiva di Sportface su Twitch. Come ci ricorda Zocco New, Musetti è in semifinale e come ci ricorda Matteo Maiolo, abbiamo un ospite, Matteo Arnaldi. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao Matteo, e insieme a noi abbiamo l'altro Matteo, Matteo Mosciatti. Sempre il numero due, mai il numero uno, neanche di Matteo. Buonasera a tutti e benvenuto al grande Matteo. E poi io ormai li presento Grazie. sempre in coppia, giornalisti, telecronisti e da oggi entrambi i membri del gruppo Telegram per gli abbonati, Lorenzo Andreoli, Luca Fiorino. Buonasera. Buonasera, non a caso chi va in coppia. Ecco. Salutiamo già Paolo che saluta anche Matteo, salutiamo Peter Wood e partiamo appunto da Matteo che è in Croazia e raccontaci un po' come sono andate, Ciao. dato che sarà il tuo terzo future, come sono andate queste settimane. Anche se ora è un po' bloccato, mi sa. Saltato, Bello, Matte? però. No, è il sorriso che Sorriso contagioso. è contagioso. Il Ecco, sorriso di chi... ecco, Eccolo. Eccoci. ecco. È colpa del wifi, siamo in Croazia, non è che siamo... Chiaro. Aia. Grande pubblicità Allora, no, sono andati abbastanza bene, dai. Primo torneo ho fatto quarti, solo che poi mi sono fatto male, quindi il secondo torneo non è che è andato proprio al meglio. Adesso spero di riuscire a recuperare per il prossimo. Ecco, per chi non lo sapesse, dove sei ora? Allora, ho fatto il primo torneo a Poreč, il secondo a Rovigni, come si dice, e il terzo a Opatija, dove sono adesso. Allora, in attesa che anche i nostri amici ti facciano le loro domande, perché credo abbiano parecchie curiosità, alcuni Gian già ti Matteo stanno... Scalpita. Esatto, già Matteo Scalpita. Ti chiedo, Matteo, di raccontarci, visto che prima fuori dalla diretta ci stavi accennando a questo aspetto, stai giocando in questo periodo della tua carriera i Futures, quindi sappiamo che spesso in alcuni paesi in particolare non ci siano proprio le condizioni ideali per sia in campo sia fuori. Ma Come perché io? ti stai come ti stai trovando da quel punto di vista e non so se hai qualche... Se hai ricordi di posti, dei posti peggiori, perché questa è una domanda che va tanto Ed ecco per i nostri l'assist amici, di Matteo i Maiolo, tra posti l'altro. peggiori, ecco, vedi, a proposito di Georgia, in cui sei stato, in cui hai giocato tornei di questo livello. Allora, no, qua devo dire che sta bene, ci sono le resort e tutto, si sta bene. Qua poi sono un po' tutti senza mascherina, senza niente, quindi anti-Covid qua. Covid free. Covid Adria Tour parte free. 2. Sì, diciamo di sì. Poi vabbè, a parte che qua ci sono 2 gradi, i campi ghiacciano al mattino, però il resto tutto bene. Il posto peggiore, sì, vabbè, la Georgia, quello è stato sempre, rimarrà nella storia. Ma La storia di racconta tutti, per chi non lo sa, però. Tutti con sta... incredibile. Ci senti? No, giù, a parte che sì, sento, la storia del garage, diciamo che è stata un po' presa così, non era proprio un garage vero e proprio, diciamo che era un hotel veramente brutto dove si dormiva praticamente sottoterra e quindi avevo detto che era un garage così, però poi era stata presa. Eh sì, perché Matte, i giornalisti sono una brutta razza e lo sai ormai, cioè non devi fidarti di soprattutto quelli, cioè, quelli tipo Luca Fiorino che veramente lasciano uscire fuori Lasciano a il peggio. desiderare, no, Esatto. lasciano a desiderare. Tra l'altro, anche il nostro amico Bortolotti ci aveva parlato della Georgia non proprio benissimo. Tutti Dello Georgia, tutti Georgia. zoo. Erano scappati Vabbè. gli animali Fiorino e in Georgia. Andreoli, da telecronisti e da giornalisti veri, che curiosità avete Non per è il nostro un posto Matteo da farci una Arnaldi? vacanza. No. È da evitare, insomma. Tbilisi non è una delle tappe, insomma, in programma per il 2022, mettiamola così, dai. Possiamo No, chiedere, diciamo che quindi? fai bene anche. Vai, vai. Vai, Lore.
Sì, io volevo andare un po' controcorrente e fare una domanda originale rispetto a quelle che si sentono in questi giorni. Volevo chiedere a Matteo se quello che stanno facendo, non ridiamo, quello che stanno facendo Sinner e Musetti, in un certo qual modo, chi è ancora più giovane di loro, si lascia un pochino trainare, nel senso si lascia convincere che lavorando in un certo modo ci si possano togliere belle soddisfazioni, no, Matteo, che dici? Ma sì, diciamo di sì, quella cosa che veder loro che fanno quei risultati ti dà la sensazione che col lavoro ci puoi arrivare anche te, però io sto giocando 15.000, l'altro insieme a Capullo, c'è un po' di differenza. Piano piano, piano piano. Luca? Ma io volevo chiedere a Matteo, io ho Piano commentato piano proprio. una sua partita su Super Tennis, Wimbledon Juniores contro Arthur Ferri. Ti volevo chiedere che ricordi più che altro di quell'esperienza a Wimbledon, in generale un po' a livello slam, Sì. e soprattutto quanto sei migliorato da quella partita. Ma gli slam mi hanno fatto crescere tantissimo, mi hanno dato proprio un carico di esperienza enorme. E lì a Wimbledon non è stato proprio il massimo, anche perché ho fatto sia primo turno a Wimbledon che a Roehampton. L'erba diciamo che non è andata per le migliori. Però giocare sull'erba che lì mi ha fatto capire tante cose, cosa dovevo migliorare. Quindi è stata una bella esperienza. Poi comunque giocare a Wimbledon è sempre Wimbledon, non si discute. Matte, bravo, diamo spazio anche agli ospiti, poi ho una curiosità anch'io, però in effetti Urcats e gli altri aficionados del nostro canale Twitch hanno sempre la precedenza. Di Foretech, cosa ci E io dici, Matteo? aggiungo di Gimeno Valero che tu hai battuto. Ha studiato Ercole? Ho Sì, detto che ho sempre. studiato. Sì. Se, È preparato, preparato. allora, se, Non è come noi. da fuori c'è che ci ho giocato al Buonfiglio, ci ho perso 2 volte. Mi dà fastidio perché non ti dico che gioca simile, però siamo lì da fondo, giochiamo tutte e due abbastanza da fondo, cercando di essere solidi per poi prendere la palla per spingere. E lui, quando ci ha giocato dalla parte soprattutto del dritto, era molto più solido e quindi mi dava sempre fastidio giocarci. E Gimeno invece Valero? Gimeno Gimeno Valero? Valero, ci avevo giocato in Marocco, era stata una partita strana, devo dire. Perché mi sembra, adesso non mi ricordo, mi sembra che era finita tipo 6 la terza, ho perso il secondo 6-0 o qualcosa del genere. E lui gioca strano, cioè non capisci mai bene quello che fa. Sinceramente non mi aspettavo che vincesse un challenger, quello è sicuro. Però da quello che mi dicono è migliorato tantissimo, fa molti meno errori rispetto a prima, quindi facendo meno errori già tirava forte, sicuramente ha molto di più adesso, quindi ci sta che vinca molte più partite. Sì, tira veramente, veramente forte. E Matte, io volevo chiederti invece, visto che come abbiamo detto in precedenza, sei in questa fase, una delle più complicate della carriera di un ragazzo quando devi affrontare questo tipo di tornei, stai tante settimane in giro, anche a volte, da solo. Prima hai parlato di miglioramenti. Cosa, secondo te, devi innanzitutto in questo periodo migliorare per poi provare a fare un salto non solo di classifica, ma anche a livello tecnico, tattico, che poi ti possa permettere di giocare i challenger con continuità ai tornei di livello superiore? Allora, ti dico, quello che mi ha fatto bene in questo anno, anche se non ho giocato benissimo, è stato giocare indoor, e comunque non è la mia superficie preferita, quindi ho dovuto fare cose nuove e ho imparato tanto da quelle settimane, anche se ho giocato veramente malissimo. E diciamo che giocando
giocando quei tre tornei lì, quei due primi due mesi che non sono stati facili, sono arrivato qua con non tantissima aspettativa e già subito al primo torneo sono riuscito a giocare bene e sono riuscito, secondo me, a aggiungere cose al mio gioco che ho imparato giocando comunque indoor. E quindi diciamo che questi primi tre mesi sono stato più esperienza e cercare di imparare cose nuove. E poi adesso che inizia la stagione che mi piace di più di tutto, si cercherà di fare punti e comunque sempre di migliorarsi. E io invece prendo a questo punto al balzo l'assist, dato che tu hai affrontato a livello challenger Musetti. Cosa ci dici della partita che ha dei Zocco New? Sì. Allora, quella partita è stata, diciamo, strana, perché io avevo perso con Nagal in quale. Avevo già, non ti dico che avevo già fatto le valigie, ma eravamo per partire, poi non mi ricordo chi è che si è tolto, forse Giannessi o qualcuno, quindi ero pure partito tutto in avanti e quando siamo entrati in quella partita eravamo tutte e due abbastanza tesi e io non ho fatto proprio una bella figura, anzi ho sballato per 1:10. Ci sono altre curiosità per Sì, Matteo? Ecco, escludendo Musetti, Sinner e Nardi, Quindi quale ti altro dico. giovane italiano ti ha impressionato e pensi possa fare il salto di qualità? A parte Matteo Arnaldi, A parte chiaramente. che è naturalmente incluso. Sì, infatti. Allora, impressionato. Boh, impressionato, sinceramente. Non uno precisamente, io ho fiducia al mio grande amico Passi che adesso insieme qua in Croazia, che poi inizia sulla terra che è la sua superficie, quindi secondo me può fare bene. Col frullone di dritto. Sì. Invece, programmazione future superficie preferita, chiede Paolo Schiano. Allora, programmazione credo che fino a tutto aprile, così continuerò a giocare Futures. Cioè, credo di fare un paio di 25.000 in Germania, in Francia, dove comunque ne sto mettendo settimana dopo settimana, quindi non è che si può fare a lungo termine la preparazione. Però credo che fino a fine aprile così giocherò Futures. E poi vediamo se mettono qualche challenge in Italia, così qualche wildcard o comunque. Quello che arriva dopo non lo so ancora di ben preciso, perché con tutta questa situazione sta mettendo tornei, mettono e tolgono tornei settimana dopo settimana. E Invece il superficie direttore. Ah, vai. preferita, a me piace Vai, vai. giocare sul cemento, outdoor, però terra diciamo che ho fatto i risultati migliori. Come tanti italiani, chiaramente. Come tanti italiani. Prima di tornare alle domande per Matteo, volevo Sì. tirare in ballo, ricordiamo, Sì, l'avvocato Claudio Di Costa. Andreoli. Vabbè, l'avvocato Andreoli. Sì. C'è Chiede Merce se il che primo tra set di l'altro è Carazzi è in corso in legale. questo momento, su, come ci ricorda il direttore, su Super Tennis TV. Karatsev ha chiuso 6-2, il primo con Rublev, e sotto 5-4 nel secondo senza break, 0-15 adesso. Ma questo, come dice Dario, non fa altro che, insomma, farci dare la dimensione corretta a quello che è successo ieri tra il russo e Sinner, perché Rublev ormai ho perso il conto di quante fossero le partite nei 500 vinte consecutive. Non bastano più quattro mani, mi sa. Luca, aiutami, non so a quanto è arrivato. Sono Devi. 23, mi pare. Ecco, sì, non bastano quattro mani, allora era vero. E Karatsev il primo set se l'è mangiato. Adesso vedremo come finirà, però ormai di sorpresa non possiamo parlarne più. No, non Però è è legato bello, comunque. no, è bello perché questo primo set darà ancora più meriti a noi che ieri abbiamo detto Karatsev mai nei primi 15 ATP, perché Karatsev andrà a perdere questo match, e lo sapete tutti che lo va a perdere questo match, non entrerà mai tra i primi 15 ATP, e poi Giorgio Spalluto
ci offrirà la cena che meritiamo. Ma a te, secondo te, cioè tu come ti spieghi questa crescita improvvisa di un giocatore che insomma non ha vissuto una carriera ai vertici del tennis mondiale e che magari, a differenza di quello che ci auguriamo tu potrai fare nei prossimi anni, da giovane non ha raggiunto risultati clamorosi? Secondo te com'è possibile che sia esploso in questa maniera? Tu come te lo spieghi? Allora, sinceramente non so come mai così quest'anno, dico. Io l'ho visto giocare un paio di volte. Secondo me, se non è in fiducia o comunque sta bene, non fa così la differenza, perché comunque sta molto solido da dietro. Quindi essere in fiducia, comunque avere il match, ti dà molta più sicurezza. E poi quando fai una semi-slam dal nulla e batti tutte queste persone, poi ti dico che ci sta, perché devi essere comunque bravo, però prendi un po' la rincorsa, secondo me i risultati poi piano piano arrivano da sé. Matte, tu ce la metteresti una firma per una carriera alla Aslan Karatsev? Terzo set intanto. Con Matteo che ricorda... Non vince mai. Non vince mai, ragazzi, non vince mai questa partita. Fiducioso. Matte, rispondi alla domanda che ti ha fatto Luca Fiorino, che lo so che non hai voglia di rispondere a Luca Fiorino. No, mi sa che non l'ha sentita, credo. Vai, ripeti. C'è un ritardo importante tra l'Italia e la Croazia. Non l'ho sentita. No, vai, intendevo Luca, se magari metteresti la firma per una carriera alla Karatsev, sì. Nel senso i primi 24-25 anni un po' più a livello challenger così, e poi l'exploit di botto che riesci insomma ad esplodere e a fare magari una semifinale slam in questo modo qua. Oppure preferiresti una carriera più graduale, insomma? Allora... Allora, secondo me a me piacerebbe più una un pochino più graduale, nel senso riuscire a salire piano piano e poi riuscire a stare ai livelli più alti per più tempo. Però non escluderei neanche una cosa così, comunque fare semi all'Australian Open non è da tutti. Lore, facciamo le ultime che ci fa il pubblico a Matte. Vai, poi lo dobbiamo lasciare alle sue sessioni di allungamento, sì, e di yoga, perché per chi non lo sapesse, Matteo Arnaldi è l'unico under 23 italiano che sa fare la spaccata e la fa anche da diversi anni. La facciamo. Quindi, cioè, e la spaccata la fa perché fa stretching più di Novak Djokovic tutti i giorni. Potresti anche farla vedere in diretta. Succede la tragedia, poi succede la tragedia. Allora facciamo così, intanto io carico la spaccata, però no. Lucky Loser, Lucky Loser chiede com'è muoversi con questo casino? Com'è viaggiare in queste condizioni, Matthew? Non è facile, devo dire che non è facile. Quando sono andati in Kazakistan è stato un incubo. Tra parte che erano i tamponi sempre, adesso 48 ore prima ormai ovunque. Prima di partire, poi laggiù ci hanno chiesto allora, abbiamo fatto scambio e ci hanno chiesto laggiù il tampone, poi ci hanno fatto un po' di problemi a entrare e tutto. Poi quando siamo arrivati in Kazakistan c'è stata una fila per chiedere i tamponi, poi visto, te lo giuro, saltato. Mentre Ercoli non riesce a far partire il video... No, stavo attendendo... Ma Arnaldi è saltato però, scusa. Ah, è proprio saltato? Sì, aspetta. Saltato. Lo faccio rientrare. Soprattutto confermo quello che dicono Matteo Maiolo e Federico Reale, ovvero sia che Zuckerberg si sta comportando male negli ultimi minuti. Eccolo. Niente, mentre Matteo eccolo, si carica... Ecco di Matteo. Intanto vi ricordo che ci sei? Vai. Sono saltato. Sì, ma sei tornato.
sei tornato come migliori, sei tornato. Eccomi, per chi volesse... ecco. Questa spaccata è tratta dal racconto di Max Gaggino e ho condiviso... Sicuramente venire qua in Croazia in macchina è stato molto più comodo. In generale la Croazia è un posto migliore, possiamo chiosare così. Insomma. Per tanti motivi che non possiamo dire. Io lo sapevo. Quello sicuro. Dai, vai, facciamo questa spaccata, sì, va. Presa dal racconto di Max Gaggino, del quale ho messo il link in chat per chi fosse interessato a vederlo tutto. Addirittura. Però qui da freddo, ricordiamo, da freddo. No, un prodigio. Anche... Che poi che te ridi, Matte? Ma che c'hai da ridere nella spaccata, Matte? Sì, veramente un bel documentario del nostro amico Max Gaggino. Bisogna ridere. Se Federico giustamente dice, manco Djokovic a sti livelli. Ma l'aveva detto Mosciatti, che uno che ne sa. Cioè, vabbè, chiaro. C'è Domenico pure, che ha una curiosità per Matte, poi secondo me lo possiamo salutare. Sì, chiudiamo con Domenico, dai. Ciao ragazzi, ho due domande per Matteo. C'è un giocatore che prendi come riferimento per dedizione al lavoro e qual è il tuo giocatore preferito? Allora, come giocatore che mi piace come lavoro e tutto, ti dico Rafa, anche per come sta in campo, proprio per com'è lui. Però come giocatore preferito, Djokovic, su quello non si discute. Nessuno lo deve toccare. Perfetto. Bene. Lo lasciamo andare? Avete lo lasciamo andare a fare, no, a fare yoga, a fare allungamento, a fare le sue spaccate e poi in Croazia se trova altre situazioni interessanti in Croazia, cioè credo che comunque ci siano i presupposti per far bene. Ci sentiamo presto, grazie Matte. Grazie Matteo. Ciao. Non grazie sbutta mille. Via sicuramente. Esatto. No, perché ciao a tutti, grazie mille. Ciao. Eccoci qua. Eccoci, siamo rientrati allora. Adesso parliamo del tema caldo Musetti. Intanto vi ricordo che alle 8:30, 20:30, su Super Tennis sarà trasmessa la replica del match contro Grigor Dimitrov per chi volesse recuperarlo. Ma ancora intanto... più importante a seguire c'è Golubic Kalinskaya. Facciamo un po' di pubblicità. Intanto Peter Wu giustamente dice le motivazioni in Croazia non mancano, però adesso racconterei del match di Musetti e partirei da Luca Fiorino. Intanto io ti chiedo a qualcuno dei nostri amici se può riutilizzare l'emoji con la faccia di Federico Chiesa che mi fa tanto ridere. No, è da pazzesco. No, comunque diciamo che essendo andato via Matteo, adesso è il momento in cui potete ricominciare a insultarci come avete fatto ieri dall'inizio della diretta. Noi siamo qui per rispondere agli insulti, quindi... Comments o non comments, siete liberi di fare quello che volete. Prego Luca, diciamo, non volevo interromperti. No, ma con Commentucci, insomma, il livello degli insulti sarebbe salito in maniera esponenziale. Parlando del match, anzi, torno ancora più indietro, parlando di ciò che avevamo analizzato, che dire, non ci abbiamo capito nulla. Se proprio vogliamo entrare un po' più nel dettaglio, diciamo che riprendo le parole che ha detto Tartarini, riguardo il sottovalutare, no, i giocatori o magari sopravvalutarli, e forse noi abbiamo un po' sottovalutato Musetti, forse sto esagerando, non lo so, però ho avuto queste impressioni qui vedendo la partita. Mi è sembrato, mi ha dato l'idea Musetti di essere totalmente in trans agonistica e sin dall'inizio, nonostante qualche incertezza del bulgaro. Però in linea generale vi dirò, ha vinto il primo e non mi ha mai dato l'idea di poter perdere la partita. E questa sensazione me la danno davvero pochissimi giocatori. Adesso io non voglio esagerare, però mi ha dato questa impressione qui. Cioè ero tranquillo nel secondo set, anche quando magari era un po' più in difficoltà, era un po' sotto nel punteggio, quando magari ha sprecato un po' di match point. Per cui bravissimo Lorenzo. E aggiungo una cosa, anche per... provare ad aprire un dibattito. Allora, secondo me un po' Musetti, parlando di appassionati e quindi rivolgendosi poi a Musetti, secondo me è un win-win Musetti, mi spiego meglio. Questa non so se masticate economia, però è la teoria dei giochi. No, è vero, che praticamente non si scontenta nessuno, non si danneggia nessuno, no? dei soggetti coinvolti. E secondo me accontenterà tutti Musetti, perché da una parte vedi la bellezza del gesto tecnico, dall'altra se riesce anche a unirla, no, al risultato,
e che fai? Cioè, hai tra le mani un giocatore fenomenale, un tuttocampista che dove lo metti sa fare tutto, sa variare, ha un rovescio spaziale, il bet di rovescio, il tocco, alla sbracciata di potenza. Cioè, io credo che abbiamo davvero tra le mani servizio, un giocatore con un ventaglio di soluzioni pazzesco, come peschi pescare bene, quindi ribadisco, Musetti è una win-win da qualunque lato lo si guardi, per cui bravissimo Musetti e possiamo godere tranquillamente. Tipo quando scopri che c'è Andreoli in Telegram nella Super Tennis, situazione win-win comunque. Di win-win ne ha appena giocati due consecutivi Karatsev, che nemmeno Ercole sul veloce di Varese. Ma chi quello che non, quel Karatsev che non vince mai? Non arriverà mai nei 15. Vabbè, va bene così. E rispondiamo a Cucciolotto, che Cucciolotto 73, sì. Che mi fa, cioè, chiamarlo così Cucciolotto pare brutto. Allora, Musetti è fuori, Musetti è fuori di tre. Però Musetti è fuori di tre. Via Pennuto, questa novità, risposta. ho controllato prima del diretto, ho letto anche il tweet del direttore Nizze, sempre uguale, meno 3. Sì, meno tra 3. L'altro volevo precisare una situazione che alcuni si sono chiesti giustamente ieri, perché Musetti nelle qualificazioni era già seconda testa di serie virtualmente, e quindi tanti si sono detti quando era fuori di 8, perché... Se si sono cancellati tot giocatori, Musetti non entra semplicemente perché alcuni giocatori erano iscritti al tabellone principale ma non alle qualificazioni, che hanno una scadenza dilatata, tant'è che Popirin nelle qualificazioni risulta come 82 del mondo, mentre non è ancora in main draw perché alla scadenza dell'entry list del tabellone principale era 114. Quindi giusto per fare... Mentre presi degli appunti, anche un po' una mala constatazione. Se volevo prendere anche un messaggio che non trovo più, che parlava del match, no, non è vero, del match fatto da Musetti a Dubai contro Rubliov. E Tartarini concordava nella bontà di quel match giocato da Lorenzo, sottolineando: quello è uno di quei match in cui io dico Lorenzo sa sopra livello, riesce ad esprimersi meglio. E poi lui oggi, dopo la vittoria in conferenza stampa, ha semplicemente detto: mi sta riuscendo tutto, quindi... Ma secondo me, oltre a questo e oltre a quello che giustamente Luca ha sottolineato, avendo visto tutto il match, come anche i match precedenti di Musetti, secondo me è importante che lui stia vincendo queste partite tirandosi fuori nel finale da situazioni veramente complicate, perché da matricola, diciamo, del circuito ATP, ti porti a guadagni match point nelle fasi, diciamo, iniziali del terzo set, penso anche al 5-1 con Schwarzman, e ti vengono annullati quei match point, vai al tiebreak, alla fine Musetti ha vinto tutti i tiebreak che gioca a livello ATP, e questo è un altro aspetto che non è tanto comune per un giocatore così giovane e così inesperto a questi livelli, quindi secondo me, al di là dell'aspetto tecnico, tattico, di qualitativo che Luca diceva, anche la cabeza funziona bene, come sottolinea Roger, non era assolutamente scontato, perché in quei momenti è più facile fare un doppio fallo piuttosto che fare un passante vincente, invece con quel rovescio che hai detto sei un pedino, no, ma è bravo, è vero, però è vero, non ci pensavo, no, in effetti è quello il discorso, in effetti Berrettini con Monfils quarti US Open fa doppio fallo sul primo match point tirando la seconda dentro la sua metà campo. Musetti tutti i punti delicati in cui si è trovato a servire e a rispondere nei tie break di questa settimana li ha giocati in maniera strepitosa. Intanto Dario ti dà ragione, non vince mai. C'era un messaggio di un nostro amico che parlava della miglior partita di Musetti e citava quella con Rubliov a Dubai. Sì, quella che ho detto prima, sì. Partita che, per chi se la fosse persa, insomma, è stata commentata da colui che sorvola sulle nostre teste sempre in continuazione. E una partita del commento Alessandro, lì quella è stata una delle quasi delle ecco in cui ma non è Chiesa, grazie a Davide, certo, Triolo, in cui si era mostrato davvero agli occhi di tutti. Nel frattempo segnalo ball abuse per Karatsev, che alla quarta palla break in questo terzo game le sta sprecando in un e modo... E Fogna infatti dice Karatsev peggio di Federer con le palle break. Sta sprecando tutte in un modo vergognoso.
Ma invece torniamo da che il terzo ball abuse di fila l'ha fatto con Sonico, con Sinner e anche oggi. Ma questa mi è arrivata in camera di palla, eh? Non so. È un record. Tre ball abuse di fila è un record, credo. Sai, Musetti potrebbe arrivare anche dalle condizioni dette? Secondo me no, perché Musetti. Pensiamo anche a. Quindi, break quanto stanno quindi al terzo? 2-1 al servizio, cara. Non la vince mai questa partita. Official review. No, io parità. No, io la TV accesa vedo 40 pari. Quindi... Anch'io, io. Non capisco. Infatti stavo pensando, sono così indietro. Perché qui arriva tardi? È ovvio che un minimo di ritardo. Basta aggiornamenti live, dai. Basta. No, secondo me per rispondere, non mi ricordo già più a chi ce l'aveva chiesto, Musetti. Musetti, pensiamo anche alla finale che ha fatto a Biella, per esempio, sul cemento indoor. Secondo me ha le caratteristiche per come anche sia Sinner sia anche Nardi, l'altro che abbiamo nominato precedentemente, hanno le caratteristiche per giocare bene su tutte le superfici. Il fatto che questi ragazzi stiano girando tanto anche durante la preparazione invernale fa sì che, secondo me, si sta un po' sfatando il mito che c'era una quindicina di anni fa sull'italiano che passava la vita ad allenarsi sulla terra battuta. Ormai Musetti si allena con i campioni a Monte Carlo, Sinner si allena da piatti sul cemento, quindi secondo me l'Explo adesso è arrivato lì, ma poteva arrivare sulla terra rossa, poteva arrivare ma anche sull'erba. Cioè, secondo me per gli italiani questo discorso c'è un po' meno, anche a Berrettini. Sull'erba a casa, mi sa. Muso vestito di bianco sull'erba, ma che bello è, che bello sarà. Ragazzi. Facciamo il mio orientamento sessuale, Ve lo dico. No, calma, no, esatto. No, certe cose no, certe cose calma. Ecco, vabbè, andiamo avanti. Luke dice che Federico Chiesa, mamma mia. Luke dice, la sto guardando su DAZN versione 2019-2020. Sì, io sì. Sì, è quello. E la faccina. La faccina è bellissima. Cosa ci chiede Andratos? Lunga storia. E poi ci racconterai. Ed è pazzesco che è tipo 20 persone me lo abbiano chiesto. E noi non sappiamo però di cosa riparli. Sono stato da Omiatol, Lorenzo, ed è stata un'esperienza breve e molto intensa. Ma in realtà non c'è granché da dire, però vabbè, sì. Niente, fine dell'inciso. Va bene, poi ci arrivai. Dario intanto deve... Adesso Cucciolotto annuncia il break, che è realtà. È arrivato, ok. Che reale, sì. Comunque. Dario, non fidarti di quello che leggi sul sito ATP per sì, quanto riguarda anche perché ne parla Luca Fiorino quelle statistiche. Esatto, dati, esatto. No, anche perché il sito ATP lo dà 1,91 Grigor. Sì, ma sì, infatti ma non credo ci siano rilevazioni precise. È no, come l'altezza della carta d'identità di Mosciatti, la stessa cosa. Esatto. Sbagliato. Lo sapevo. C'è proprio la faccia e mi stai mettendo. Quanti centimetri aggiunto sulla carta d'identità? Domanda dal pesante doppio senso che lascerei stare. Esatto. Andrei avanti. È completamente legale. Musetti viene definito giocatore da terra e fa il miglior risultato su cemento. Sinner viene considerato giocatore da cemento e fa parte a Roland Garros. Infatti, ripeto, gli italiani, secondo me, ormai questi giovani in particolare non sono abituati a giocare veramente su ogni tipo di superficie. Vedo che si parla anche di quote lì con Federico. Perdonate. È passato alla Snaia anche Mosciatti, mi sa. Sinner esatto. Passa il check-in all'aeroporto per Miami 1,88. Margherita Gasparian viene nominata. No, aspetta, anche. Posso ora perché qua me l'ha chiesto il nostro amico Davide Triolo. Lui ieri ha confessato, dato che tira sempre in ballo giocatori particolari, che quando lui va al Duomo e legge la scritta Inglot, pensa al doppista. Beh, normale. È grave. Sinner, secondo voi, quanto è alto realmente? Io l'ho visto sempre più alto di me, non mi sono mai posto il problema. Sinner... credo sia poco meno di 1,90. Anche secondo me 1,88 sai che è realistico. Sì, pure secondo me.
anche secondo me. Sì, ricordo foto ad Elchi Fioriti dell'intervista che gli fece Lorenzo Andreoli sul Pierangeli. Sul Pierangeli, mentre Mosciatti ti faceva da cameraman. Sì, però dava almeno una bottiglia di Ferrarelle d'altezza e di Ah, quindi non di San Benedetto? No, perché sono più piccole, queste sono da 1,25 le fa ormai la Ferrarelle. Bellissime, questi sono dettagli fondamentali. Vai, diamo sempre spazio a Margherita Gasparian, è un rovescio... Parliamo di rovesci a una mano, quindi anche nel circuito VTA, che se non sbaglio, e Luca mi può aiutare, che non so se l'ha commentata recentemente, c'è anche Golubic, mi pare? Purtroppo l'ho commentata ieri sera. No, purtroppo no, perché è un bel vedere. È un altro rovescio che canta, come ti piace dire, Beh, emette una melodia dolcissima. Su questo penso non ci siano discussioni. Il guaio è che tutte queste ragazze che hanno il rovescio a una mano, tutte, sono due, e purtroppo non hanno una grande pesantezza di palla, quindi quando devono affrontare le classiche picchiatrici vanno in difficoltà. Però rimane un bel vedere. Anche stasera. Anche Gasanova rimane un bel vedere. Sì, no, io volevo dire anche stasera Golubic Kalinskaya è un bel vedere. La famosa wildcard di Golubic. Questa secondo me questa è interessante, mentre voi state parlando di cose che non inerenti al vostro lavoro e come sempre io vi devo richiamare all'ordine. Ecco. Questa è interessante perché secondo me daremo tutti risposte differenti. Io credo che avendolo visto così bene in settimana e avendo visto come voi, amici miei, diverse volte dal vivo, forse l'unico piccolo difetto è che Musetti ogni tanto si perde un po' nella sua fantasia, nel suo tocco e magari nei versi della rete, invece di tirare quella che Luca Fiorino definirebbe susina, per chiudere il punto. E su questa Ho finito. Una corta giornata di lavoro e si torna oggi semi corta. Nel senso che Casattina ha perso il primo 6-1, ma poi ha vinto 6-1-6-2, quindi mentre sto entrando in macchina vi saluto. Classico match femminile. Ma per rispondere a questa, però Ale, a parte l'esperienza, in cosa deve migliorare Musetti? Rispondi tu. La risposta. Di rovescio. Risposta di rovescio su quelli che servono forte. Noi saremmo stati qui a parlare ore, magari, e poi... Ha risolto tutto. Però anche l'altra volta ne parlavamo di Tsitsipas a Brescia, questo rovescio che non passa mai nessuno su quella via, quindi sarà qualcuno che ti vuole ammazzare. Deve migliorare tutto ovviamente, però secondo me la risposta di rovescio, che è stata quella che ha fatto fare il salto di qualità a Tsitsipas, che è il suo avversario, e quindi secondo me insomma quello è un punto importante. Poi ovvio, fare più punti col servizio sarà fondamentale. E delle volte specchiarsi un po' meno. Vabbè, ma quello lo fa da quando c'ha 9 anni che lo vedo giocare, fa le palle corte e poi guarda fuori e dice perché continuo a fare le palle corte. Lo faceva, dov'è che lo faceva? Dove tu hai la mascherina? Dove esatto. Lo faceva Lemon Ball. Lemon Ball che vinse. Non lo so perché se devo io ho l'Alzheimer, se devo quello. Inizi le frasi. Under 10 e ha fatto finale under 12, persa con Fausto Tabacco. No, spalle. Nizia, hanno bisogno del tuo posto macchina, devi andare via. Ma in tutto ciò un Giorgio Spal che è ricchissimo, che deve fare Acapulco e si presenta con... Alle 19, 7 ore da Tiziano, 7 ore prima. Non è vero, ma non sta qua, io non l'ho visto, non l'ho incontrato. No, era quello che ti stavo investendo prima. Ma quando mai abbiamo creduto alle affermazioni di Giorgio Spal? Quando mai? Vero. E vediamo Davide che ormai si è passati a questo. Sì. Saluto, ciao direttore. Buona serata. Scusate, ma off topic, mi confermate che WhatsApp non sta funzionando a nessuno? WhatsApp web non va.
No, WhatsApp down, davvero WhatsApp down, non funziona. Io non l'ho mai caricato WhatsApp, quindi non so. Dai, ma sei un pagliaccio. perché Luca Fiorino lo trovate solo nel gruppo Telegram per bravo. I nostri abbonati. Bravo. Esatto, anche bravo. Instagram down, anche Instagram tutto, down tutto. Vuol dire che c'è cioè, tutto, vuol dire che stasera posti... devi inventare qualcosa da fare, questo. No, vuol dire che ci sono tutti i presupposti per impennare le visualizzazioni di questa diretta, perché funziona solo Twitch. Però ci segnala Andratos sempre che va solo Twitter, il che preferino. Quantomeno la pagnotta ce la portiamo a casa. Vero, esatto. In qualche modo. Il vostro tennista mancino preferito, ci chiede Davide. Nadal. Vabbè, Giulio vabbè. Zeppieri. Ho capito. Risposto. Io ci devo pensare. Io dico... No, vabbè, non scontato. Ah, non Nadal Schiavo, non l'ho letto. Ah, è vero, non l'ho letto manco io. Klizan. Dai, Klizan. Ma come Klizan? Non ex tennisti. No, Klizan tira i comodini, dai. Non posso non amare Klizan. Io dico Nizegorodchuk. Dai. Immagino. Vabbè, se vale Ale, allora io cito me stesso. Che schifo. No, comunque scherzi a parte, potessimo anche tornare un po' indietro nel tempo, forse, non so. Nessuno ti ha dato il permesso di farlo. No, 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 allora io cambio, se si può tornare indietro nel tempo, cambio. Vadi. È Taylor Dent tutta la vita, ma non si discute. Io quello volevo dire. Dai, sì, confermo. Almeno parliamo di cose divertenti, Taylor Dent, sì. Sì, più recenti, diciamo, insomma, anche perché, voglio dire. Anche io leggo i McEnroe, chiaro, io non l'ho vissuto e giustamente non sarei abbastanza banale, nel senso anche poco obiettivo nel dire McEnroe perché ho visto i video e quant'altro, ma non l'ho mai vissuto, per cui dico Taylor Dent. Qualcuno dice Feliciano Lopez. Io ho Verdasco, se dobbiamo citare uno spagnolo. Bello. Bravo. Compagno di doppio di Marrero, che è stato direttore dei due Gran Canaria Challenger. Vedi, organizzati da Merlin Stevens. Ercole è imparato. Come si sono giocati quei Challenger che non... È come quando fai la mappa concettuale per il temino in classe. Sa fare tutti i collegamenti. Una cosa incredibile. Dov'è che si giocava, Fiorino? Dove si giocavano quei Challenger che mi sono dimenticato come si chiamava il posto? El Curtilec... Poi non mi ricordo perché... A Fane e Link incrociati, Ercole Muñoz della Nava ha tirato fuori Giorgio Spalla che vinse con Donati a Napoli. Mi pare una partita pazzesca. C'aveva la palla pesante. Marcus Willis. E questa è una domanda che può creare polemica, però se presa nel verso giusto, carina. Però sì, ma io lo posso dire tranquillamente. Non ho Hanley. No. Jazidi, Fiorino dice. No, Jazidi. Io al maschile ne ho tre. Uno è Copilla. Uno, sì, no, diciamo l'altro quattro. È Taylor Dent. Sono tutti. No, da quando ho iniziato, perché sennò avrei risposto Safin Ancic, che per mia sfortuna non sono Ancic. Riuscito a commentare. Sono Jazidi, Copil, Gasquet e Musetti, anche un po' Fognini. Tanti. Non puoi fare la Coppa Davis. Io la Coppa Davis non la posso fare. Okay. Mentre per quanto riguarda il femminile, c'è solo una risposta in generale: Ons Jabeur. No, è vero, cioè, basta. Non c'è Karasev 3-2-30-15 servizio. Sì. Ma allora, aspetta, qua intanto vedo. Oddio. Avevo letto Dustin Brown. Sì, Dustin Brown. Eccolo. Sì, però Andrea deve rispondere, perché non vale che rispondo solo io, scusate. Rispondo, e anche la mia è una, diciamo, in parte una fortuna, perché è già successo una volta sola e credo non riaccadrà mai più. È un po' banalotto, però è Nadal. Un po' banalotta come risposta, però la più sincera del mondo, che è Nadal. Esclusa quella meravigliosa notte di gennaio 2020 di ATP Cup contro Yoshihito Nishioka, non ce n'è più stata l'occasione. A maggio dopo Studiantino lo fa tre volte, Natale. E giocando soltanto praticamente, scusa, Barcellona, i 1000 e gli slam, i rischi sono completamente scongiurati per quello che riguarda il futuro.
Femminile non c'è nulla che mi faccia vacillare, onestamente. Così su piedi non riesco a rispondere, ma penso nessuno che mi faccia... Questa è la risposta, classica risposta dell'uomo fidanzato, che quindi, capito, gli tocchi quel tasto. Però comunque ricordiamo bei nomi dei Mancini, e a questo punto tiriamo fuori anche Wayne Arthurs, giocatore pazzesco, Arnaldi è bellissimo. Arnaldi ha fatto i primi 20 minuti che puoi recuperare su Twitch. La risposta del femminile: Andreoli continuerà la sua carriera su un altro emittente. Ma non l'ho detta, non essendo scemo, non l'ho detta. Karasev, 40 pari, ma tanto per chi pensasse ancora che vincesse. Ecco, io questa, alla quale comunque ricordiamo... Comunque scatenati nei commenti. Maternità, Taylor Townsend, che è diventata mamma da poco, e quindi auguri di un pronto... Tra l'altro mi dicevano che... No, non lo dico, dai. Safin, assolutamente, Safin. Vabbè, Safin... Uniamo il servizio di Berrettini, il dritto, risposta e rovescio di Sinner, la varietà e tocchi di Musetti, e secondo voi... quale tennista in attività o del passato manca viene la voce fuori di Spalluto, e poi abbiamo fatto i tocchi di Musetti. A me viene in mente Zverev, però i tocchi di Musetti e Zverev comunque forse non esiste un giocatore con quelle caratteristiche, cioè anche perché sarebbe numero uno davanti a Djokovic, uno con quelle caratteristiche. Ecco, 10.000 punti di vantaggio. Esatto. Scusate, uno che ha un gran servizio. Che triolo! E al triolo. Chi dicevi tu? Kyrgios, che ha un gran servizio, a tocco, e comunque spara forte, è Kyrgios. Se proprio vogliamo trovare un'unione un po'... Perché ne mastichi. Non uno che sta davanti a Djokovic al momento. No. No, esatto. Questo vuol dire che non significa nulla delle volte avere tante qualità se poi non sono assemblate in un certo modo. Intanto qui Andratos chiede basta spammare Chiesa, ma lui non sa probabilmente che è stata una richiesta ben precisa. Sì, ma me l'ha uno dei terzo anche solo una volta. L'ha vinta la Karatsev, l'ha vinta Karatsev, 4-2-0-15, il terzo è finita. Non perde. Ha cambiato subito, che schifo. Okay. Ecco la risposta di Ale invece. Ecco, questo Delpo. Per tutti i nostri abbonati, non che fate quello che sta facendo. No, Nizzi, ma naturalmente è ancora fermo al parcheggio, che sta spannando i vetri al parcheggio, naturalmente. Voglio sperare. Oppure sta pulendo quelle delle altre autovetture davanti Super Tennis. Io no, si sta assicurando che il posto auto di Spalluto sia Spalluto resti caldo. Piuttosto io la notte scorsa, 40 minuti alle 5:30 con lo spray antighiaccio e non c'era modo praticamente. Vero, rimango convinto. Non te il punteggio? 30 pari, 30 pari. Ormai l'avete vinta voi, bravi, complimenti ragazzi. Direi ultimi 5-10 minuti, ultime domande. Più 5-10, dai. Sì, anche perché tra un'ora dovrei stare là Super Tennis, sennò a prendersi il posto auto. Esatto, a prendere il posto auto. Sai chi arriva prima tra il Pennuto e Giorgio Spalla? No, il Pennuto. Giorgio Spalla inizia tardi. Vediamo se riusciamo a sbagliare due volte. Tocca fare il pronostico su Musetti. Vai, lo faccio intanto partire anche in chat mentre parlate voi. Faccio il sondaggio. Partiamo Luca Fiorino. No, parte Luca Fiorino. Pronostico di Zizzi Musetti? Per una questione forse scaramantica dico Zizzi favorito, visto che ha portato fortuna ieri, lo dico anche oggi. Obiettivamente, vogliamo il punteggio, dai. Vogliamo il punteggio, 6-4-6-3, ma lo dico così, io non l'ho fatto anche, faccio un po' di pubblicità alla mia pagina Patreon, nei pronostici. nei pronostici che ogni tanto do... ho detto proprio inizio settimana dopo la vittoria con Schwarzman che adesso
definire Musetti e sbilanciarsi su pronostici non è facile in una settimana del genere, può succedere di tutto e di più. Per cui io dico, siccome abbiamo detto tutti che perdeva con il buon Grigor ieri, dico che vince Tsitsipas sperando che porti fortuna un'altra volta. 6-2, 6-3. Anch'io Tsitsipas in 2, 7-6, 7-6. Che bello. Questo lo prende tanta roba questo. Io pure sto su un 6-3, 6-4 generico come Luca. Anche più che altro far pronostici ora è sempre più difficile, perché da un lato tu valuti Musetti e devi decidere se valutare quello di questa settimana, che da un lato è vero, o se no, soprattutto per i pronostici precedenti, valutare quel Musetti che avevamo visto finora nel 2021. Quindi... è come giudicare altro 6-3-2-0 ritiro come ieri qui. È come giudicare il Lorenzo Ercoli di fino all'inizio 2021 o il Lorenzo Ercoli di direttore artistico di Sportface, cioè un altro mondo, un altro è come Sciardini nel 2020 e poi nel 2021 la stessa cosa. Intanto Cucciolotto chiede doppia diretta sul canale, dato che a parte che Super Tennis fa capire il femminile mostre... esatto, il femminile quanto sia considerato esatto. buone notizie. 5-2 gare a meno che non sappia, sto a leggendo. Meno che non sappia le nostre assegnazioni, è probabile che le quindi non lo so, magari è questo. Non leggo neanche un tie break nei pronostici anche dei nostri amici. Addirittura la vincerai sul campo, Lollo. 1-6-6-3-0-5 ritiro del greco. Triolo ormai per me, almeno un tie break ci sarà. Per me dici... almeno un tie break ci sarà. Intanto in chat c'è la tua stessa sicurezza in un Raonic Opelka, per come l'hai detto. Sì, esatto. L'hai detto no, può darsi, può darsi assolutamente. Dimitrov deludente sul piano del servizio e del dritto? Ha sbagliato tante palle, ho visto un dato, Giorgio Spal che l'ha commentata sicuramente lo saprà meglio di me, però ho visto oltre 20 errori col dritto, non forzati, sono tanti. Nizze domani o fa la telecronaca di San Pietro, cioè no, domani o di San Pietroburgo, oppure va a Piazza San Pietro a prendere un aperitivo. Non so cosa voglia dire questo messaggio. Penso la prima faccia San Pietroburgo, giustamente. Altre 6 ore di diretta, glielo auguro, sicuramente. Sì, dal profondo del cuore. Ci auguriamo tutti, ovviamente. Giusto che sia così. Tanto si sta chiudendo il sondaggio su Musetti Tsitsipas, se devo dire che c'è più lotta del previsto. È un 62, però, 62-48. Chi è per Musetti vota, ma in chat ecco arrivato, ecco Dario vuol far contento me e vuol far contento soprattutto Lorenzo, secondo me vince Musetti 7-6-7-6. È un 70-60%, vedi? Allora ho detto giusto, arriva la conferma al... Madonna, e chi abbrevia un forced error con UE. Ci vediamo domani nel prossimo intervento. sono serio. La telecronaca di Giorgio Spal di questa notte mi ha fatto emozionare, non lo dico perché sa che mi piace scannarmi con lui, però è stato davvero trascinante, bravissimo, un grande Giorgio Spal in forma, per cui andasse a dormire perché poi voglio che ci trasporti come ha fatto questa mattina. Insomma. Non sei il primo che dice questa cosa, quindi evidentemente è stato davvero. No, è stato molto bravo. È stato molto bravo. Ha casato questo... tanto con l'alba, sia come orario che l'alba di una nuova carriera. Poi voglio chiedergli in privato se è una cosa che è uscita lì per lì. Scusate, che devo un attimo rimediare il mio preparato. Allora, Giorgio Spal, Iban, Luca Fiorino. Esatto, vai. Intanto Giorgio Spal dice, lo sappiamo tutti che la partita la vedi su Tennis TV. Ma è vero, perché sono un grande pezzente e quindi non sono soldi. Unica ragione. Non è vero, quindi no. Tanto tre palle per Rublev, che può recuperare uno dei due break di ritardo. Game set and match. Dai, intanto si è chiuso il sondaggio. Sondaggio. Posso dirtelo? Posso avanzare la mia percentuale? Avanza. Però aspetta, io ho messo anche in 2-7 e in 3-7, quindi è più difficile. Cioè, che vuol dire in 2-7 e in 3-7? Ho messo Musetti Tsitsipas, chi vincerà? Musetti in 2, Musetti in 3, Tsitsipas in... Allora, Musetti in 2 avrà il 21%. Così alto? Quanto è? Sì. 6%. Solo? No, con un solo voto. Solo uno. Vabbè, ma tutti hanno capito, hanno ben chiaro come funziona la cabala. No, pensavo... Non parlo del locale del centro di Roma. Vai, Tsitsipas in 2 secondo te? Vabbè, allora a questo punto sarà almeno...
almeno 72%. 44%? Ah, cioè non lo vedono i Musetti obiettivamente, ah, no. Allora, ci Musetti sono altre due percentuali. Due la perde la partita, a me pare abbastanza ovvia come cosa. Se e invece qui c'è, qui c'è un 28 Musetti in 3. E un cioè, altro, se vinci, vince in due. E un 22 Tsitsipas in 3. Mentre Dario ribadisce, Karatsev non la vince mai. No, purtroppo non c'è Fiorino non accetta neanche il pronostico. No, però ragazzi, no, io sono son serio. Cioè, se Musetti vince questa sera, secondo me vince in 2, non può vincere in 3. La vedo difficile che Tsitsipas la perde in 3-7. Poi se la perde in 3-7, il capo di cena. Mettito la gorra, signore. Cioè, però, se la vince, secondo me in 2. Poi non so voi che ne pensiate, però. E intanto accostamenti nobili per Giorgio Spal. Qualcuno diceva Galeazzi stamattina. Eh sì, stamattina. Direi che volete... Buongiorno! Per correttezza nei confronti di Armando leggiamo la sua ultima domanda e chiudiamo. Questo è un tema piccante, eh? È un tema che lascerei nelle mani di Luca, che conosce bene tutti i prize money, tutto quanto. Ah no, pensavo, serio. Pensavo il piccante. Esatto. Per quello, insomma. È vero, infatti ho fatto un tweet un'oretta fa, una cosa simile, però relativo al prize money del tabellone principale maschile di Miami, e se uno va a fare il confronto con Dubai, i primi turni di Dubai sono più pagati dei primi turni di Miami, e secondo me questo è inciso molto, quindi prize money, ma non solo, anche il lungo viaggio per arrivare in America, farne uno di torneo e ritornare indietro, per cui secondo me questo ha influito tanto nelle scelte dei giocatori. Prima okay. di partire per un lungo viaggio, quanto gas è molto. Io ho ancora 2 minuti di autonomia, ve lo dico. L'ha vinta, no, penso l'abbia vinta Karatsev, è tutta un'illusione questo, ci può stavare il 5-4. No, la vince Rublev 7-5, ragazzi. L'abbiamo persa ormai. Recupera tutti e due break. E qua addirittura no, Cucciolotto fa la richiesta indecente. No, non chiamarlo Cucciolotto, mi dà fastidio questa cosa. Cucciolotto 73, preferito. No, non ce la faccio, giusto. Ah, c'è una domanda interessante però, Qui, a cricket? No. No, il cash. E per cosa gioca? Il cash. Ah, per cosa allora, gioca? Sente l'odore del cash. Tollon è Tollon. Dai, riprendiamo allora anche questo discorso, dato che ormai la sappiamo a memoria la risposta, quindi... Perché non hanno dato la wild card a Musetti a Miami? Perché non se la meritava. e io aggiungo, e perché l'hanno data a Draper? No, ragazzi, ci sono sempre accordi che diciamo delle volte esulano dalle prestazioni sportive, no? Per cui magari non lo so, la butto lì. Magari Musetti avrà una wild card per qualche torneo del prossimo mese. Vediamo. Molto che un mille che non è a Roma? Non lo so, vediamo. Questo non lo so. No, non so nulla, però dopo un exploit del genere io mi immagino che un torneo come Monte Carlo possa assegnargli una wild card. Giuro che non so nulla, immagino io, poi sta agli organizzatori monegaschi decidere. Giustamente su IMG entra in gioco anche Giorgio Spal. Prende il lessico e lo maneggia come vuole, comunque. Incredibile. Okay. Comunque c'è la wild card in qualia De Ala che non è male, ritorna. Era quasi di Sinner nel 2019 a Monte Carlo, è vero. Intanto ricordiamo anche l'appuntamento di questa sera per tutti coloro che fossero in zona rossa o meno, c'è il Genoa che scende in campo. E a seguire chi c'è? Luca Fiorino. Bravo, con la partita che non mi ricordo, ora ve lo dico. Con però Fernandez, Kuzma e più tardi Golubic, Kalinskaya, poi devo fare anche Soriba, Stormo, Shmidlova, o Shmidlova, come direbbe il buon Mosciatti, che è giusto, in realtà Shmidlova. Fate male per 2 ore, quindi. Fate una preghiera per me. Tanto qui ci segnalano anche fuori di due Musetti. Buono. Oddio, ho letto fuori 2 mesi. Questo è perché sei del Milan e si abitua a leggere questa roba. Esatto. Ma fuori in tutto ciò, ragazzi, scusate, io non voglio ora gufarla, però
quindi c'è da mandare la formazione al Fantacalcio. C'è Parma Genoa, sì, esatto. 20:45, ma alle 20:30 c'è Musetti. Che no, ma sul serio, io devo fare la formazione pure, ragazzi. Fa la formazione, dai, basta. Facciamo live la formazione. No. Comunque, io ora chiudo così, non voglio gufarla, ma già fuori di 3, ma anche fuori di 8, che Musetti entri in tabellone a Miami, mi prendo il rischio di dire che ormai... Aie. Ci siamo. Ecco qua. Meno male che hai registrato tutto, così se poi non accade, va bene. Perfetto, perfetto. Buono così. Sondaggio sulla formazione. Il giorno dei sorteggi, lunedì 22, non so l'orario. Sì. Del tabellone di Miami. To be confirmed. Lo fa Fiorino. Perché ricordiamo che il tabellone principale a Miami inizia del Masters 1000 il 24, quindi mercoledì, mentre le qualificazioni lunedì e martedì, due turni. Detto questo... Basta, abbiamo detto troppe cose poco interessanti. Anche perché l'ora l'abbiamo superata, non dico ampiamente. L'abbiamo quindi... questa cosa che dobbiamo per forza fare un'ora, ma chi l'ha, non ho capito chi l'ha deciso. No, allora in realtà su Twitch Alessandro, per i bravi fanno tipo 3-4 ore. Ige Gorozev. Polemicissimo, ragazzi. Restate per vedere il break di Rublev. No, mi sa game over. Se io resto, però... No, poi stasera chi fa le cronache di Monterrey? Esatto. Potrebbero andare anche senza commento, sarebbero più... Come? Ma Ace l'ha fatto mezz'ora fa. Vabbè, comunque, ragazzi, ci salutiamo. Bene, grazie a Lorenzo Ercoli. Grazie, dai, ragazzi. Grazie a voi. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti, grazie per aver seguito.